Si è svolta nel pomeriggio di oggi presso l'Aula Magna dell'Università di Teramo l'Assemblea Generale Abruzzo e Molise della CGIL. Presente per la conclusione dei lavori il segretario nazionale della stessa confederazione Maurizio Landini, che ai nostri microfoni ha spiegato le motivazioni che porteranno allo sciopero generale dell'11 aprile. Motivazioni dello sciopero che facciamo assieme alla UIL di 4 ore l'11 di aprile sono fondamentalmente tre. Una che dice basta morti sul lavoro e chiediamo che vengano presi dei provvedimenti. Le nostre richieste sono molto precise, che si reintroduca la legge cancellata nel 2003 che dice che negli appalti il trattamento economico e normativo deve essere uguale per tutti i dipendenti. Chiediamo la cancellazione del subappalto a cascata, chiediamo che vengano fatte assunzioni di ispettorati del lavoro e nei servizi di medicina del lavoro e quindi che si investa. Chiediamo di smetterla di dare soldi a pioggia alle imprese, le imprese che non rispettano le leggi e le norme non debbono continuare a lavorare. Chiediamo di introdurre una vera patente a punti, non quella porcheria che stanno proponendo. La patente a punti deve avere una finalità molto precisa, deve riguardare tutte le imprese, tutte le attività e appunto chi non rispetta le norme, ha degli infortuni e via di questo passo, significa che deve non più poter partecipare agli appalti e continuare a fare attività di imprese. Poi chiediamo che venga radicalmente cancellata la precarietà, perché le morti sul lavoro e gli infortuni avvengono generalmente negli appalti e coinvolgono lavoratori precari. E quindi bisogna cancellare leggi assurde sulla precarietà che sono state fatte e bisogna introdurre il diritto alla formazione permanente, alla formazione preventiva, sia per gli imprenditori sia per i lavoratori rispetto alle attività che sostanzialmente debbono svolgere. E poi chiediamo di scioperare per una vera riforma fiscale, perché c'è troppa evasione fiscale, perché c'è troppa tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati e perché bisogna tassare la rendita, tassare sia finanziaria che immobiliare, e lì bisogna andare a prendere i soldi per fare gli investimenti che sono necessari sulla sanità pubblica, sulla scuola e per aumentare realmente i salari. E per questo la terza ragione per cui ci operiamo è per sostenere il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, perché c'è bisogno di aumentare il salario delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Queste sono le tre ragioni dello sciopero. Abbiamo anche indetto insieme alla UIL una grande manifestazione a Roma il 20 aprile, sabato 20 aprile, perché a quel punto vogliamo portare in piazza anche il problema della difesa e del rafforzamento della sanità pubblica e quindi diciamo che c'è bisogno di agire e di mettere risorse, non di fare i tagli che in questi anni sono stati fatti.